siamo alla Stella di Vinci in provincia di Firenze, ai confini con la provincia di Pistoia, zona di vino e di olio, nel mezzo dei vigneti del Chianti. In questo momento ci troviamo al Lazzeretto di Cerreto Guidi, all'interno dell'azienda vitivinicola Giorni, dove è posto il ritrovo per la gara di ciclismo categoria Juniores, 21° Gran Premio Claudio Cecconi. I ragazzi iscritti, 159 i partenti, 24 le formazioni al via. Gara di 112 km, 5 giri da 16 km, 700 metri, toccando le località di La Stella, Mastromarco, Lamporecchio, Larciano, Cerbaia, Stabia, Lazzeretto, per tornare alla Stella di Vinci. Circuito nervoso anche se le pendenze non risultano proibitive. Ultimo giro con deviazione verso la salita del San Baronto, una salita di 5 km con pendenze che arrivano a toccare il 15% e successiva discesa con arrivo alla Stella. È partito in questo momento il 21° Gran Premio Claudio Cecconi. Primo giro e primo attacco. Escono dal gruppo i dorsali 132 Nunziata Alessio del New Project Team ASD, il dorsale 140 Galli Federico della Polisportiva Monsummanese, a pochi metri il dorsale 87 Alboni Alessandro Calderara STM Riduttori, il gruppo a pochi metri. Secondo giro, situazione cambiata, troviamo al comando il dorsale numero 31 D'Agostino Andrea della SD Noceto, a 20 secondi il dorsale 93 Tosca Arion della Calderara STM Riduttori e a 33 secondi il gruppo. Terzo giro, Tosca raggiunge D'Agostino e vengono a loro volta raggiunti dai dorsali 120 Pietrini Luigi della Fosco Bessi, 138 Abruzzese Alessio della Monsummanese, 168 Fauzia Alessandro del Team Unicash Cipriani Gestri e il dorsale 177 Marruf Nabil dell'UCI Casano. Il gruppo transita con circa 50 secondi di ritardo. Quarto giro, al comando ora troviamo un gruppetto composto da 10 unità, i 6 già in fuga al giro precedente, più altri 4 ragazzi che sono riusciti a riagganciarsi. Ed andiamo a vedere la composizione di questo gruppetto. Allori Manuel e Pietrini Luigi della Fosco Bessi,
Abruzzese Alessio e Vannelli Andrea della Monsummanese, Boni Davide, Fauzi Alessandro del team Unicash Cipriani Gestri, D'Agostino Andrea della SD Noceto, Tosca Erion, Calderara STM Riduttori, Marruf Nabil dell'UC Casano e Rossi Gianmarco del team Coratti. Il gruppo viaggia con circa 50 secondi di ritardo. In testa al gruppo un tentativo di allungo da parte del portacolori del Fonte Collina Cicli Falgiani, Angelucci Fabio. Quinta tornata, situazione fotocopia del giro precedente, ancora i 10 all'attacco, mentre il gruppo recupera qualcosina, ora il suo ritardo è di circa 40 secondi. Al chilometro 90 la fuga di 10 termina e il gruppo torna compatto, ma appena iniziata la salita del San Baronto si scatena la bagarre. Vanno in attacco Fiaschi della Stabia Ciclismo, Di Rosolini della Monsummanese, la Terra Pirre della Fosco Bessi, Covili della SD Noceto, Pugi della New Project Team, Galeno Team Coratti e Romano della Fosco Bessi. Dietro di loro quattro contrattaccanti, Ferri della Fosco Bessi, ancora Pietrini e ancora Fosco Bessi, Bevilacqua del team Unicash Cipriani Gestri e Murgano dell'UC Casano. Dal gruppo dei sette al comando perdono contatto Pugi e Romano, che vengono ripresi dai quattro contrattaccanti. Al Gran Premio della Montagna del San Baronto transitano nell'ordine Di Rosolini, Fiaschi, La Terra e Covili, a 11 secondi Galeno, a 14 secondi il secondo gruppo su cui è rientrato Burocchi, Burocchi portacolori dell'UC Foligno Porto Sant'Elpidio, a 1:20 troviamo 8 atleti e a 3:30 gli ultimi passaggi sul Gran Premio della Montagna. A Lamporecchio, a 12 km dall'arrivo, troviamo questa situazione. Di Rosolini, La Terra, Fiaschi e Covili al comando, 25 secondi troviamo Ferri, Galeno, Pietrini, Murgano, Masi, Romano e Burocchi. E siamo così allo striscione d'arrivo, la fuga dei quattro ha successo. E questo è l'ordine d'arrivo del 21esimo Gran Premio Claudio Cecconi alla Stella di Vinci. Vittoria per Tommaso Fiaschi della Stabia Ciclismo, secondo posto per Giuseppe Pirre La Terra della Fosco Bessi, terzo posto per Luca Covili della SD Noceto, quarto posto Raffaele Di Rosolini della Monsummanese, al quinto posto Luigi Pietrini Fosco Bessi a 20 secondi, sesto posto 55 secondi Romano della Fosco Bessi, settimo Burocchi UC Porto Sant'Elpidio Foligno, ottavo Masi Stabia Ciclismo, nono posto per Murgano della UC Casano e al decimo posto Galeno Team Coratti. Abbiamo in quinta posizione e questa atleta è Pietrini che va a conquistare il quinto posto per Pietrini. Pietrini giunge in questo momento sul traguardo, mentre ricordo primo Fiaschi, secondo Claudio.
classificato la terra, terza posizione per Covili, in quarta posizione Dinosolini, questo l'arrivo, quinto è arrivato Pietrini, corridore della Fosco Bessi, ed ecco lo sprint per quanto riguarda invece la sesta posizione, sprint per la sesta posizione in questo momento, e se lo aggiudica, se lo aggiudica l'atleta della Romano.